Nonostante sorvegliato speciale, non ha mai abbandonato la propria attività, principalmente incentrata sullo spaccio di droga, attività però non passata inosservata dai carabinieri che, grazie anche a diverse segnalazioni raccolte su tutto il territorio casmeneo, hanno in poco tempo accumulato diverse prove utili a procedere con i controlli all'interno dell'abitazione del presunto pusher Gianluca Zago, di 22 anni, già sorvegliato speciale. Con al guinzaglio i cani dell'unità cinofila di Nicolosi, i militari ieri pomeriggio hanno quindi bussato alla porta del giovane, facendo scattare la perquisizione domiciliare che in pochi minuti ha dato esito positivo. Il cane ha fiutato sin da subito la presenza di droga nell'abitazione e i militari dell'arma sono riusciti a trovare la sostanza dopo aver esteso la perquisizione sul tetto dell'abitazione, dove, bene nascoste sotto le tegole, vi erano 8 buste in celofan contenenti in totale 810 grammi di marijuana e 27 munizioni calibro 7,65. Dopo aver sequestrato la droga che sarà inviata ai competenti laboratori di analisi militari, hanno dichiarato il giovane Zago in arresto ed è stato posto a disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Ragusa.